di frigo. La 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 la. Sacche, sacche, sacche. La 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 la. Scanar da da dar. Cari marcioni, bentornati ad una nuova edizione di Fuori Frigo. L'umanità fa ancora più schifo. E sempre. Allora si è messi d'accordo adesso. E sempre. Ciao, sono io, Wendy. È sempre più schifo. Allora, novità di questa terza edizione di Fuori Frigo, c'è Paolo Roberto Cotechigno con ciao. Noi. Ciao. Perché hai una chioma fluente da ragazzina del 700? Ma non la vedo io. C'è, adesso va anche finito. Lady Ostrunz, intanto un bambino cerca di farsi del camouflage da solo, di diventare l'uomo talpa sfracellandosi la fascia in un cespuglio. È eccolo qua. Sì, ma bisogna ricordare per quelli che non conoscono questo programma, che magari è la prima volta che lo vedono, che noi non serviamo a niente, questi video non servono a nulla. Tu dici che questo l'ha montato nel parcheggio dell'IKEA? Ecco, no? Quando uno c'ha occhio per le misure si vede subito, uno che non riesce neanche a misurarsi il pene in bagno con una squadretta. Ma che carro attrezzi, costerà 70.000 euro. Ricordiamo che noi vediamo questi video assolutamente per la prima volta come voi, invece il pubblico americano li ha già visti 780 volte, perché sono dell'81 questi video. 700 programmi diversi, tra parentesi. Scenari di dissesto idrogeologico intanto scorrono sul nostro schermo. Ma scusa, ma se lo stesso filmato lo commentassimo in cinese, tipo come micro fantozzi e micro filini, il padre non potrà mai più fare l'autostop in vita sua, guardate. Ma che scapole che c'è il padre. Un'idea geniale, far piantare il chiodo a un bambino di 2 anni e mezzo. Ma perché non hai visto? C'è una sciabola nell'altra stanza. Il padre è Leone di Lerma. Gli fa aprire le bottiglie di champagne anche al figlio. Pazzo. Gliele fa sciabolare. Ovvio, cosa pretendevi? Il bambino ride, figurati quando gli dà una sega elettrica. Io gli spaccavo, cosa? No, niente, dico, bello l'aereo. Che cos'è? E questo credo sia Goebbels che torna dopo aver spruzzato dell'antiparassitario sui suoi pomodori. È scappato in Argentina, ecco, perché lo stanno cercando e lui allegramente c'ha un'attività. Vedi? Dopo aver fatto il comandante di nave, Schettino ferma, ha deciso di dedicarsi al volo. Non si ferma! Eccolo qua. La croce nera credo che sia fatta di scotch, perché l'aereo non è la prima volta che si spettaccia. Sai chi mi ricordava questo aereo? Chi? Peppa Pig, non lo so. Stoppa! Cosa c'entra Peppa Pig che è un maiale? Ma se tu guardi il muso dell'aereo, c'hai i due cosi del naso da porco. I due cosi del naso! Scusa, vai indietro un attimo con l'immagine. Alta, perché qua si apre un'altra parentesi, purtroppo. Perché possiamo... Quest'anno la tecnologia non è dalla nostra parte. Non so per quale motivo. Avevamo un computer di nuovissima generazione. No, ma se schiacci questo tasto... Adesso abbiamo un microonde. Va indietro, sì, vedi? Sì, no, qua. Ma è un po' macchinosa l'operazione. Vabbè, aspetta, che... comunque, possiamo mettere a monitor per favore una foto di Peppa Pig? Io ho dei castoni quadrati dei 10 anni. Vai. Ecco. Vedi che c'ha due buchi in faccia? Sì. Prese d'aria. Tutti abbiamo due buchi poi in faccia. Poi è rosa l'aereo. Ieri non ha né rosa. Non capiscono niente questi ragazzi. Vabbè, confrontate voi, decidete voi da casa se l'aereo assomiglia a Peppa Pig. Potete farlo sulla nostra pagina Facebook. Ma di che marca? Oppure sulla nostra pagina Twitter che vedete indicate qua sotto in sottoimpressione. Cos'è sto cesso quadrato? Perché abbiamo sta roba? Un rotolo di carta igienica volante. Ecco qua. Ha fatto bene a dimettersi, sì. È quello che faccio? Sono un Highlander. Ma uno con la taglia giusta non c'è in chiesa. Vedi la gente quando si veste. Ma è cantante dei Guns. Questo ha baciato bandana. L'anello. Sì, Axel Rose. E il bambino ci è rimasto malissimo. Guardate, comprerà un corso per satanismo su eBay. Lo sposo. Paura. No, ma è un matrimonio combinato. No, aspetta. Posso dirlo io? Che schifo. Scenari da terza glaciazione. Lo faccio dopo. Cosa? Lascia stare. Va bene. Cos'è che ecco, uno che ha visto Golia, si è sentito Davide e gli ha spettacciato una pallata nella faccia. Beh, ma con la neve ci si diverte, certo. I figli con 3.000 malattie. E guardate la pubblicità dell'olio canadese. Non lo fare! Mangiar bene per sentirsi stronzo, eccolo qua. E te lo meriti, indegno. Che cornata, Cati di colesterolo. Ci godo, minchia, un pazzo. E ride lui, con l'unico incisivo rimasto. Ma se è lì da 103 anni, non lo stare a toccare. Aspetta, ma la maglietta ce l'ha? Ma la natura ha creato questa roba con calma. Ti sta bene. Un ragazzo che cercava oggetti fallici per la sua fidanzata, amante dello Yeti, ma adesso è il momento di... Bau bau! Che cos'è bau bau? È brutta bestia attenta al cane. Hai letto. Bau bau, volevo fare una roba diversa. Sei sempre sul pezzo. Sì. Però di un altro programma. Questo è il cane rusticone, allegro e simpaticone. Il padrone lo ha fatto sterilizzare e il cagnolino si è vendicato così. Ecco uno che ha sentito la cacca di Tutankhamon sotto la sabbia. Questo è un can struzzo.
Abruzzo. Sì. Di che specie è questa cane, Wender? Questa cane. Sarà sicuramente una femmina. Stoppa. Certo. Da cosa gli è vinto? Che non aveva che il coso in mezzo. Che questa cane non aveva il coso in mezzo alle gambe. Siamo in televisione, non è che posso dire a Mennico. Ma non si vedeva. Ammennicolo. Sai che Ammennicolo era meglio di coso? Ma tu, il tuo lo chiami Ammennicolo? No, io lo chiamo Popparuolo. Ma Popparuolo, non è... Popparuolo. E voi il vostro come lo chiamate? Scrivetecelo su Twitter usando l'hashtag il mio lo chiamo. Non so cosa stiamo guardando perché ci siamo dedicati ai nomi dei nostri rispettivi ammennicoli. Questo è un cane. È un cane che vuole l'aria condizionata. È un cane messo malissimo, sì, proprio a livello psicologico, perché uno che morde il vetro così. La padrona gli fa le punture nelle orecchie. Ah, ho capito, è un cane fakiro. Inghiotte vetro, volanti. Mangia anche le spade. La padrona se le fa a giudicare dal numero di denti rimaste in bocca. Adesso spero non sia carta da parati. Ah no, cos'è sta roba? È una roba del bambino. È una roba del bambino. È un cane dotato di una lingua abnorme. No, di che specie sono questi cani, Wendell? Sono dei Labrador. Bravo. Sì, perché hanno le labbra grosse, sì, infatti sono afro. No, il famoso Labrador perché lo usavano i pescatori. Stoppa! Che soddisfazione! Allora, quando il pescatore perdeva il pesce dalla rete, avevano i Labrador che entravano in acqua con le lingue lunghe e prendevano i pesci. E alcuni Labrador pescavano, poi io l'ho preso apposta al Labrador, però in città non serve a niente. Questo cane o ha due anni o è messo in modo strano. È il caculo questo, un cane. Cos'è il caculo? Il caculo no, il caculo. Ma non possiamo stoppare ogni tre secondi. Ma non ci può essere un bip ogni tre parole, la prima puntata. Ma scusa, non ha detto niente di certo, è una razza di cane. Andiamo avanti adesso. Sì, certo. Ed è sempre bello vedere le pubblicità della carta igienica con dei piccoli quadrupedi che presto saranno mangiati interamente dal cloro di questa piscina. Eccolo qua. Disossato da quella polvere bianca che i bagnini inseriscono nell'acqua. Vedi che nota questo. Sì, adesso esce un gatto. Cosa? E questo è il cane. Quando ti prudono le palle. Ma giriamoci intorno. È così che se le grattano, non avendo pollice opponibile. Mamma mia, che male! Che spallata! Quel fastidioso formicolio ai testicoli. Sì, ci sono cani che suonano. E questo l'ho visto a Sanremo Giovani col codice 08. Suonava meglio, devi dire. Sì. Ecco. Bravo, però, Chissà se fa anche i matrimoni. Ed ecco bambine che si sono spalmate in faccia sterco di vongola. Non capisci niente, questo è teatro kabuki. Ci sarà del liquame del Gange. E da queste persone mediamente normali passiamo a quelle assolutamente anormali all'interno di Minchiopazia. No. E questa è una scena molto triste. Stop. Allora, quando succedono queste cose a casa, la prima cosa è chiamare il 118. Sì. No, la prima è provare a soffiare forte nella bocca. Se non hai più il caso del 118, chiamate qualcuno dei vostri amici delle pompe funebri, perché risparmiate. Quando il vostro caro nonnino comincia a somigliare a Darth Vader senza maschera e puzza di salame bianco, o è una trappola. Sì, no, ma guarda, oppure allora. Non ho capito, ma andiamo avanti. Guardiamo i bambini come si rendono conto che purtroppo il nonno sfregiato in faccia. Si stanno spartendo i pezzi migliori, vedi? Io mi prendo. Io voglio il filetto. Ma che sonno c'ha questo, ragazzi? No, è andato. No, è andato. Ragazzi, basta. Sì. C'è già gente che sta portando quattro ceri. Non ci credo. È lo scemo. Ma è morto, povero vecchio. Guarda la moglie come gode. Non vedo l'ora che si stacchi un braccio. La cosa più divertente l'ho vista. E Jodie Foster intanto si ingozza di saccarosio mentre il vecchio è scuoiato dalla morte. Non mi mando delle cose, ho detto. Adesso nel video citofono appare un signore incappucciato con la faccia. Guarda la vecchia che gli strappa un polpaccio. Non ce la fa dire sulla gamba, guarda. No, io lo voglio anche nelle prossime puntate. Battezziamo quest'essere immondo con il nome di Nonno Cagnotto, un uomo che si sta decomponendo per la felicità dei nipoti. Ma si sarà svegliato poi? Non lo so, ma vedere degli esseri umani che si putrefanno mi ha fatto venire fame. Cosa ci mangiamo? Io mi farei del fritto mistico. Bravo, ottima idea. E apriamo il fritto mistico con un posto tranquillo dove far scorazzare i vostri pargoletti. Sì, cos'è quel cane? Mancano mini antiuomo e tagliole. No, ecco, l'ha tranciato, guarda. L'ha tranciato. Il bambino potrà frequentare due scuole contemporaneamente da oggi. No, chi è sto qua? È Alice nel Paese delle Meraviglie uomo. È un ipnotizzatore di conigli, cioè. Che professione è? Adesso gli insegna anche a spargersi di pinoli e olive. Ciao, guarda, questa l'ho già vista. Cos'è? Non lo so. No, ti prego, Ma se hai l'età della Thatcher!
Perché ti sopraelevi? Metti in pausa un attimo. Perché ti slanci? Perché tuo figlio sta scavando in mezzo alle pozzanghere e che ti ietti come una scamorza? Ma dove vai? Ci credo che ti spacchi i denti, canaglia! Schifosa! Ma guarda quest'altra, dove vai? Dove vai? Vestita da Ghostbuster, dove vai? Ma cosa fai? Ed eccolo qua, un uomo con i testicoli pieni di puffbacche. Si è messo 600 cavalli ad elica sulla schiena ed è andato. Dai, vado! Oggi me la sento, vai, metti un paracadute e vado. Dove abita, tra l'altro, in un rifugio atomico. Maledetta! E guarda il cane che se la bossa si vorrebbe sbranare alle patatine, ma sta facendo la tisana e che non può, vedi, lei gli ha messo il bavaglino per fargli venire ancora più fame. Però il cane è seduto come la padrona, sì. Madosca. Non voglio immaginare com'è sotto la pelle finta. È stata al sole un po'. Sì. Quando vai a Sharm el Sheikh, ecco, la donna aveva cercato di appiccicarsi la faccia con il Sentite, ma c'è un format su un'altra rete che fa proprio queste robe dei schifo cazzi, si chiama. E questa credo che sia l'ora di ginnastica ad Oristano, eh? La fanno così, è previsto un'ora settimanale. Piano, di educazione bambino. Fisica. Ecco. Piano qua, con la testa. Esatto, ti insegnano a risolvere le controversie per i terreni agricoli. Adesso ritmo un po'. Certo, mettiamo una palla di 200 kg ma non bambino. Vediamo su un pavimento scivoloso. Il bambino cos'ha in faccia, tra l'altro? Infatti, questa è proprio una cosa che. E ride, va bene. La madre. Aspetta! Stoppa! Come si chiama? È Cotugno! È Cotugno! Ce l'ho io! Enzo Chinazzi! Guardalo! No. Andiamo per ordine. Confrontiamo questo essere veramente privo di qualsiasi qualità estetica con Toto Cutugno, Enzo Ghinazzi e Napo Orso Capo. Via con il quiz. Vai. Andate sulla pagina Facebook e votate il sondaggio. Cosa si vince? Assolutamente. Niente. Voglio avere ragione io. Allora, regaliamo una macchina potente. Scenari di povertà. Ma no, è uno nell'orto. Adesso fa l'Harlem Shake. Bello, tra l'altro lui è uno, si vede che prende il sole. Sta abbagliando i gabbiani. No. Ma se ti siedi su una falciatrice, cosa ti può succedere? No, che ti affezza le chiappe? Si è falciato il culo. No, non ci credo. Guarda, c'è un letto in più che faccio. Si è falciato il culo. Sai quello che dici? Cosa vuoi di più? Una fettina di culo. E guarda, ecco da dove vengono. Quando le compro in vaschetta al supermercato. È la cosa più tremenda del mondo. Pensa se si sedeva un po' più in là che cantava come Farinelli. Cioè, questo è forse la cosa, il set più pericoloso che abbia mai visto nella mia vita. Va bene, andiamoci a fare un panino con una bella fetta di chiappe e ci rivediamo dopo la pubblicità. Fuori frigo torna tra poco! Fuori frigo! DJ non finisce mai. Ciao, siamo rientrati. Però la telecamera va in grande, adesso in piccolo. Allora, fammi vedere come sei a schermo grande. A schermo piccolo? Fuori onda? Ecco, vattene a f***o. E per la sezione bimbi minchia che non abbiamo annunciato, ma grazie alla coadiuvazione della grafica. Ma quanto l'ho leggere? Non l'avete riconosciuta questa bambina che chiama a casa e dice che muori fra una settimana. Esatto. No. Sì, l'ho vista lei. No, lei aveva registrato questo messaggio su una VHS, ma non ce l'ha più nessuno, quindi non muore più nessuno. Ecco, tre bambini. Mamma mia. C'è una madre, sì. Una bambina. E quando lasci aperto un barattolo di colla in casa succede anche questo, eh? Qua deve essere il 2000. Che cosa avranno trovato in quella scatola i bambini per essere così felici? La droga sicuramente. Ma sai che se io avevo una madre così entravo in casa e gli davo un pugno in faccia. Aspetta, pausa. È la casa più schifosa che abbia. Orribile. Guarda che schifo. Un immondezzaio. Guarda che schifo di madre. Non camminano neanche i figli. Bello che c'hai. Sulla moquette ci sono denti, squame. La roba più agghiacciapiena di microbi, proprio brutti. Ci sono gli acari che pesano 1,5 kg e hanno le pattine per non sporcare. Fanno sto Natale poi 3 mesi a letto col colera. Fanno sto schifo. La lingua di mucca lì per te. Guarda quanti regali. L'opulenza poi americana, schifo. Ecco un altro bambino che si guancia dentro, via. Cos'è? Fate attenzione perché questo è un reprise della scorsa edizione. Di che specie è questo gatto Wender? Entrando da una. È il gatto sarpa. Stoppa. È il gatto ma se entra da una persiana. Si chiama il gatto sarpa. Cioè, a Torino è pieno. Lo dice anche lui. No, è il gatto sarpa. A Torino si chiama. Non sbraitiamo. Sarpa, che cazzo è la sarpa? Cos'è? La sarpa è la serrana. No, con calma, con calma.
calma, con calma. Tira giù la sarpa. Con calma. Tira giù la sarpa. Che c***o è la sarpa? Ma poi allora rimettiamoci le cose. Zitto che sto guardando il porporfer. Eh sì. Guarda un Ginny Miffy. Ah, che bello questo Ginny Miffy. Eh sì. Oddio, da dove si chiama Ginny Miffy da te questo? No, questo no. Come si chiama? Si è fatto come uno. Ma no, si è spucciato un Jaber. Eh sì, è stato proprio cannamato. No, sto bambino. No, dai, cosa sta facendo? Ma sì, dai, mettiamo un motore a scoppio sotto un minorenne. Ma certo. È così che sbancano i cantieri, no, loro, la mentalità della gente, lui. Guarda, ma è Darth Vader, nano. Cos'è? Sì. Cos'ha addosso? Porca miseria, l'ho anche vestito bene. Che moto, raga. Ma se la vorresti una così, io da piccolo avrei sfregiato tutta la tua famiglia per avere sta moto. Io lo farei anche adesso per 3.000 lire. No, ma dopo. Anche col vecchio conio. Sì, sì, proprio per metterle in bacheca. Non mi piace. Ma mi ando sul pavimento. Ma dai, ma c'è Casper nel naso sto bambino. Ma levatelo, dai. E questi cosa? Come hanno pensato? Ecco, questo è un bambino che fra breve avrà la forma di SpongeBob. Eccolo qua. Che male, infame. Un bambino che diventerà un parallelepipedo. Ecco. Sai che pugnalata gli ha tirato? Una famiglia orribile e triste con tagli di capelli desueti. Questa è nonna Zinnona. Nonna Zinnona. Cioè, succede anche a me questa roba quando vado in quei locali con la gente mascherata. Ed ho sempre facciate sulle tette. No, la facciata sulle tette. Guarda lei. Ah, sì. Signora con lo sterno rientrato. Cioè, se ha due anni così il bambino non immagino da grande. E queste scene tristi. No, dai. Cosa sei? Una folaga, sei da mangiare con la bocca. Cani a casa, non fatelo. Perché io sono a questo matrimonio grande? Sono io gigante, guarda. È vero. Sono io babbo a un matrimonio. Ed eccolo qua, questa è una baby gang dedita al taccheggio di bouquet. Ma poi chi è che ha deciso che ai matrimoni bisogna vestirsi eleganti? Scusa. No, ciao. Ma è un'occasione speciale. No, ma però se ci pensi, è vero. Scusa, ma perché non posso andare con la tuta alla ginnastica? Devo spendere tutti quei soldi. Scusa, elegante hai una foto? Con il... Hai una foto del tuo matrimonio? Certo. Guardiamo una foto del matrimonio di Wendy. Come era vestito Wendy? Ecco, come potete vedere oggi. E come è rivestito? Sempre con la giacca e la cravatta. Salino in testa, molto elegante, per classico. Coprire la pelata. E dopo questa disquisizione sull'abito nuziale di Wender, padri versus figli. Bravo. Quello è qua, Masciarelli. No, è Celentano. No, è Masciarelli quello di Avanzi. Da dietro anche Berlusconi, guarda. Una famiglia destinata all'estinzione. Ecco, gli tira ancora. È proprio nel loro DNA, no, il fatto no, di... No, bam, la ha fatto girare colonata. Il bambino? Cioè, hai visto che giro ha fatto con la bici? È incredibile. Eh sì, c'è un manubrio, sai? Il padre di questo bambino si chiede come mai il figlio non lo chiama papà ma signore, e il motivo è questo. Signore mi accompagna a scuola. Scusi, zio. Padre, tra l'altro, un famoso faccino rosso espulso da tutti gli stadi. No, ragazzi, guardate. Non l'ho già fatto io a casa. No, aspetta. Il papà, sai come ha chiamato il figlio? Guarda come lo tiene. Come si chiama il figlio? Birillo. Oscar! No, lo tiene come la statuetta Oscar. Lo so io. Cosa c'entra Birillo? Cosa c'entra l'Oscar che è dorato? Questo è rosa. Sai che è rosa? Questo non sa vedere i colori, è cleptomane. Sì. Ma che cazzo le vende le moffette in America, che è pieno di vino? Allora, ci sono i moffettifici. Sì. Dove entra ovulo, esce moffetta. Ah, ho capito. Vediamo sta moffettata. Ecco. Nella gamba, l'ennesima. L'ultima volta gli ha messo uno scorpione negli stivali, questa volta. Così, uno dorme con gli fa divorare i testicoli da un mustelide. Lo scherzone proprio. Bello. Una casa devastata. Papà spera che sia la moglie. Ha visto, Dio, finalmente funziona! Mi è cresciuto! Allora quello spam su internet non era spam, era vero. Questi sanno come si usa una telecamera. No, è la casa che è storta. La telecamera è perfettamente in bolla, vedi? Adesso ha capito che forse... Sì. Abitano, credo, su una ruota panoramica. Papà! Dai, no! Dio, sei proprio un... Ma uno con quel cappello dove pensi che se ne voglia andare? Poi ti chiedi perché tuo figlio ha tutti e quattro in pagella nel primo quadrimestre. Guarda che monolocale schifoso che c'è stato. Ciao ragazzi, sono un americano pelato. Come potete vedere ho una casa con una moquette molto folta. Volevo dirvi col mio braccio... Fai schifo, papà! Sei una Mi diverto con i miei figli, con... Ho bisogno di essere tuo figlio! Siamo una famiglia imbarazzata! A scuola mi picchiano per colpa tua! Dicono che sei un babbo! La madonna! Tiraglielo in mezzo alle gambe! Ma guarda, lui si è svegliato su sto Belin di Thor! Mamma mia, ragazzi! Ma cos'è del 71 sto filmato? Mamma mia, ma poi come apri la porta? Cioè, non è un filmato, è una Polaroid animata! Ma mi mancava! Ma poi non c'è la neve, sciano sulla paglia! Don't want no secret. Don't need no long Cadillac. I don't want nobody with no problems. I don't need a man with a monkey on his
E prima di chiudere la puntata dedichiamo uno spazio a tutti coloro che si provocano dolore nella rubrica dal titolo Zeng! Zeng, va bene. Ma l'avete segnata? Spatang! Devi fare i rumori che appaiono in sovraimpressione, capito? Ma se c'è scritto Skagang! Scusa! No, ma veramente, quelli che fanno queste cose sono i più improbabili fisicamente. Sì, quello sembri un po' tu però, eh? Lo so, è per quello che te lo dico. No! Swoosh! Bam bang! Il cane che lo divora, che non è ancora morto. Sì, è il cane che invece di portarti il whisky ti porta la senape per condirti. Questi sono i backstage di Brombesmas Mountain. Brokeback Mountain. Sì, però è così che si accende un fuoco. Erano pisellate in faccia, manetta. Quelle sassate pisellate in faccia nel backstage. Siccità è paurosa. Questo sta pescando, se lo sta misurando? No, non lo so. Forse sta per arrivare un Labrador che prende il suo pesce. Secondo me se lo sta misurando. Sul bordo del lago, fidati. Via, via, scappa, scappa, scappa. Cos'è? Che veicolo è questo? Cos'è? Un asse da stiro sul ruolo? Cos'è? Dentro c'è Peter Griffin. Bam! C'è il casco però, tipo avanti. C'ha i guanti da andrologo, tra l'altro lui non ci spieghiamo come mai. Questa la stufa di fianco così, no. No, cioè una, è la cosa meno sicura del mondo dopo abitare sul Vesuvio, no, credo. No, no, ma come ha fatto a sposarti, no? Infatti. Boazeng! La porta in testa gli è arrivata! La porta in testa! Pensa a quello che ha bussato. No, no, scusate, no, vi prego, torniamo un attimo indietro, vi prego, vi prego. Allora, no, osserviamo il quadro. Allora, prima pausa, poi vediamo la televisione che è talmente confusa. È in bianco e bianco la televisione. Tanto è poco definita che non riconosci chi è Mandela e chi è Bush. Cioè, è praticamente una bajoux. Andiamo avanti, scorriamo verso destra. Seconda parte. Seconda parte. Tende rubate in motel. Mamma, che schifo. Divano gonfiabile, tende che non arrivano al pavimento. Cioè, calzino bucato. Sono chiaramente fatte per un altro tipo di finestra. Sono il reggiseno di una finestra. Ma la cosa eclatante del filmato è che gli arriva la porta in testa. Perché è sul divano. Guarda, lo spostamento d'aria si sposta. Madonna che ma che cazzo di casa è? Ma che vita è? Il marito in bagno scorre. Sono vestiti poi di stracci composti. Cos'è quella roba? Amore, guarda. Mamma mia, che scena romantica. No, dai, non potranno mai più limonare perché lei non avrà più la bocca. Questa è la scena tagliata di Paradise, te lo ricordi il film? E purtroppo anche questa puntata di Fuori Frigo è terminata. L'umanità fa sempre più schifo, ma può farlo ancora di più quando si comincia a ballare l'Harlem Shake. Con lo terrorista. Fuori Frigo!